L'esperienza umana e professionale vissuta giornalmente con i bambini mi dà gli stimoli necessari per dare un mio contributo e favorire, diciamo, la costruzione di un futuro migliore nel nostro paese. Io ho deciso di candidarmi, ho accettato, diciamo, l'invito con particolare emozione perché in questo modo potrò contribuire a rilanciare l'immagine e quindi l'economia del nostro paese. Ho intrapreso e voglio intraprendere ovviamente questo percorso con estremo senso di responsabilità. Posso ovviamente contare sull'aiuto di un gruppo competente, determinato, formato da donne, giovani che rappresentano la società del domani, l'innovazione, lo sviluppo. Si tratta di persone con tanta voglia di fare, con tanti validi progetti e idee. Noi punteremo principalmente su tre diversi ambiti che sono turismo, ambiente e agricoltura. Per quanto riguarda ovviamente il turismo, Cattolica ha delle risorse immani dal punto di vista archeologico, culturale, paesaggistico. Pensiamo a Mino Eraclea, che rappresenta quella che è la testimonianza dell'influenza greca che c'è stata su Cattolica in passato. Questo andrebbe a favorire l'edilizia, il settore immobiliare e quindi determinare una crescita economica nel nostro paese, ma anche in ambito dei servizi sanitari, sociali. Il nostro obiettivo è quello di offrirne di nuovi, ma allo stesso tempo potenziare, diciamo, comunque dei percorsi che sono stati già intrapresi. Il nostro candidato sindaco Paolo Cammalleri ha sicuramente quella capacità, quell'energia, le relazioni politiche, professionali, umane che ci guideranno con estrema competenza in questo percorso, con l'auspicio che si possa dare, diciamo, uno slancio una volta per tutte al nostro paese. Da parte mia vi è il massimo impegno in questa direzione.